Ciao, mettetevi comode perché ci sono tantissime. Vedevo quella con dell'occhio qualcosa che non mi suonava. Ecco, tantissime nuove scoperte oppure cose che non usavo da tempo che ho ritirato fuori. Da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Da un mio vecchissimo amore. Ho finito tutto quello che avevo nella doccia per lavarmi il viso e sono ritornata alla mia mousse douceur di Chanel. Questo penso sia uno dei prodotti che preferisco per lavarmi il viso o con le mani oppure con le spazzoline quando sono sotto la doccia. Topissimo. Vado veloce perché sennò non ce la facciamo, non riesco a farvi vedere tutto. Continuiamo con la skincare. Sto usando questi due da un mese più. Siero e crema di Dior Hydralife, Sorbet Cream molto leggera, anche il siero. Ne sto usando, appunto, lo sto usando tutti i giorni, la mattina e mi trovo benissimo, non mi fa sudare la pelle, quindi è perfetta anche per stendere subito dopo il trucco. E di queste faccio tipo 3 o 4 pushate, e di queste qua appunto prendo due piccole, diciamo grosse come dei piselli, e le metto una qua, al massimo ne metto una qua, proprio appunto come dei pisellini, e la spalmo subito con 3 o 4 pushate di questa, che la metto così con le dita e vado a spalmarla con la crema. E mi sto trovando benissimo. Poi ho ritirato fuori il mio fondotinta Tarte, questa è la colorazione Fair Honey, fondotinta minerale in polvere, yeah! Eccolo qua, questo qua l'ho preso negli Stati Uniti perché Tarte non è ancora venduta nell'Italia, ma come parlo oggi? Eppure c'è un sole che spacca le pietre, infatti sto sudando, cioè non sono lucida, effetto glow, ma sto sudando! Ottimo! È quello che indosso anche in questo momento, mi piace da matti. Coprenza leggera, però rende la mia pelle omogenea. Top, io adoro i fondotinta minerali. Ok, ah, come skincare abbiamo anche questo qua, New Entry. Me l'avete consigliato voi e quindi io vi ringrazio. È da un po' che non faccio più il video consigliato da voi perché non mi state più consigliando prodotti. Quindi, ragazze, gambe e spalla, mettetevi all'opera. Qua sotto esigo di sapere qual è il vostro top prodotto che non mi avete mai visto usare, che quindi per me sarà una novità, perché voglio trovarmi bene come mi sono trovata bene questo, così poi farò il video consigliato da voi. Quindi consigliatemi qualunque prodotto che riguardi appunto il beauty che vi fa impazzire e che non avete mai visto su questo canale, così almeno lo provo per voi. Kiehl's, contorno occhi, non è un antirughe, non è un niente, è un idratante. Devo dirvi che il mio contorno occhi sta ringraziando. Io non l'ho mai messo contorno occhi, l'ho messo pochissime volte. Tanto non l'avete sentito, vero? Ecco. E adesso lo sto veramente usando tutti i giorni. Lo sto usando da più di un mese. Guardate. È una crema all'avocado. Ne mettete appunto un po' sulle dita. Lo stendete gialla, però quando appunto viene stesa sembra quasi si trasformi in acqua. Ottimissimo. Questo l'ho comprato in via del Babuino, anzi tra l'altro saluto i due ragazzi che dentro lavorano appunto da Kiehl's e che mi conoscono, quindi ciao tesori, grazie. Allora, poi passiamo alle Trill. In questo mese ho usato e adorato questi tre mascara. Vi ho fatto il video di questo, che è il Volume Shake di Rimmel, super volume, se volete qua sotto ve lo lascio nel box informazioni, che appunto dovete agitare ogni 2-3 volte che lo usate. Questo Double Effect ve l'avevo messo nel video forse dei preferiti del mese scorso, perché ha questo congegno che lo puoi, girando qua, renderlo volumizzante o allungante, di Deborah. E poi questo invece l'avete visto in un altro video, quello della sposa, il Get Ready With Me. Grazie di tutti i commenti meravigliosi che mi avete lasciato sotto quel video, veramente le lacrime. E è il The Shock di Saint Laurent, cioè sapete che è uno dei miei mascara top nel mondo da sempre, è il Fossil di Saint Laurent, e questo è il Fossil The Shock. Ottimissimo, cioè quando voglio delle ciglia imbarazzanti, questo. Poi, allora, passiamo agli occhi. Sapete
Sempre di quel tutorial da sposa, sto usando solo ed esclusivamente questi tre ombretti toppissimi, ve l'ho fatto vedere anche nel video della valigia, eccetera. Sempre di Saint Laurent, il 3 che è il più scuro, prugna, il 4 che è il dorato e il 7 che è il rosato. Uso sempre questi. Se volete, è molto effetto Chiara Ferragni. Se volete vi faccio il tutorial look Chiara Ferragni, se vi può interessare, che appunto lei usa un ombretto così molto luminoso sulla palpebra mobile, tantissimo mascara. Poi sto usando anche tantissimo questa palettina qua, che ormai fra un po' ci sarà il buco, 002 London Nude Calling di Rimmel, toppissima, soprattutto questo qua nude opaco, bellissima. Ce la dobbiamo fare! Tantissimi prodotti per le labbra, non vorrei confonderli con le guance, eccoli qua. Allora, per le labbra, allora, ogni volta che giro un video ho su sempre tre rossetti e ogni volta mi chiedete: Gabri, che rossetto hai? O è Dior 491, che sono i nuovi Lip Tattoo, toppissimo, lo amo alla follia. Ce ne sono altri due, il rosa, il 451 e il 761, il fucsia, ma questo è proprio un color rosso labbra stupendo, molto simile a questo qua che indosso. Lo mettete e rimane lì, diventa proprio come se voi non avete nulla sulle labbra, toppissimo. Questo che veramente, cioè, io Deborah ti ringrazierò per tutta la vita, penso di aver trovato uno dei miei rossetti per la vita, che è questo, che è fotonico, che è questo che sto indossando io, Velvet Cushion Lipstick. Questa è la colorazione A1827, può essere? Rossetto effetto matte con applicatore cushion. Niente, magari era sulla confezione, comunque questo qua è questo, devo rintracciare il colore. E poi l'altro, il terzo, comunque molto simile a quello di Dior, cioè quindi la colorazione è questa, labbra come se non fossero colorate. E il terzo sempre, no, questo è di Debbie, è lo Shine 12, che quando mi vedete le labbra un po' lucidine, colorata appunto rosso labbra, quello che intendo io che mi piace tantissimo, è questo appunto di Debbie. Quindi sono i miei tre rosso labbra preferiti. Poi, bellissimo, stupendo, super idratante, questo di Lierac Hydrogenist Lever, e sono appunto il matitone così idratante che metto la sera quando sono in giro che non ho nulla. Poi di Kiko, questo è fotonico, anche questo qua me l'avete visto in 250 miei video, ed è la collezione forse quella fluo, ecco, prima di Mini Diva. Mi sa che questi qua adesso sono in saldo, è lo 01, perché non è né un fucsia né un rosso. È bellissimo, l'ho indossato 800 volte qua nei video. E poi una new entry, penso sia uno dei rossi che mi sta meglio in assoluto, perché non è rosso fuoco e non è un rosso arancio, sempre di Deborah, che devo dire, Deborah fa dei prodotti eccezionali per le labbra. Questo qua è della formula puro, quella zero parabeni eccetera, è lo 09 rossetto formula puro, che è appunto questo, che non è un rosso né arancio né rosso rosso, è la punta di arancio che non ti fa i denti gialli, che non ti fa diventare Homer Simpson. Poi Love 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 come base, come illuminante qua intorno agli occhi, questo di Shiseido, è il 101 e si chiama Sheer Eyes On Corrector, bellissimo, quelli appunto così in stick. E è ottimo appunto anche come primer occhi. Ce l'ho fatta, ho finito. Blush, amo da matti blush in crema o i cushion, questi in pratica. Yves Saint Laurent, questo qua l'avete visto appunto nel tutorial sposa, è la colorazione 4, che è questo qua in crema, che appunto poi andate a stendere sulle dita. Questo lo potete usare anche sulle labbra ed è metà fucsia, metà un rosa fucsia, metà un rosa corallo, bellissimo sia sulle labbra che sulle guance. E poi ci sono appunto i Velvet, sempre di Deborah, i cushion blush, cioè Deborah in questo periodo sta facendo veramente dei prodotti toppissimi, ed è questo qua, vedete, è questo colore rosa molto delicato, io lo schiaccio leggermente, rimane così colorato, poi lo picchietto così sulla guanciotta
e poi lo vado a stendere, e appunto è quello che indosso anche oggi. È bellissimo sia lo 01 che lo 02, che è un po' più rosso Heidi. Ho detto tutto, vi ho fatto vedere tutto, sì, questi sono tutti i miei, le scoperte del periodo o le vecchie riscoperte che ho ritirato fuori. Spero tanto di avervi tenuto compagnia, qua sotto scrivetemi il vostro prodotto top perché voglio riprendere il video consigliati da voi, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao 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 ciao!